credo che i ribelli non si arrenderanno. E allora dovremo affrontarli. Il massacro continuerà fino alla sconfitta di Irana. Deve esserci un altro calderone con i dati per l'override di quella macchina. Ecco sempre visibile. Ma attenzione. Salve. Eccomi, arriva Rafida. Tallo consigliava di rifornirmi qui prima di andare al traghetto. E a domare le macchine come fanno. Il flagello di regalo. Cosa ti ha risposto? Un traditore. Non è stato, mi trovato con indosso. Buongiorno. È un vero onore. Io sono Nacco. Per caso sei già stata nella Valle dei Caduti? No, non mi sembra. Perché? Cosa c'è? Mio fratello minore. La valle è una prova di resistenza e abilità per il mio clan. I palustri. Ma ormai è chiusa da mesi, ordini dall'alto. Hanno segnalato delle strane luci al largo della costa e l'area è infestata da macchine letali. Ma Dax, quel braccia nude, ci è voluto andare lo stesso. Fa di testa sua e ha convinto altri due a seguirlo. Sono dispersi da giorni e ora il maresciallo Edvira è andato a cercarli. Strane luci, macchine letali e soldati scomparsi. È troppo anche per un maresciallo. Ci andrei io stesso, ma purtroppo ho altri ordini. Andrò a cercare tuo fratello. Dov'è la valle? Più a sud, verso la costa. Cerca la via d'arrampicata sulle rupi. Segna l'inizio della valle. E se vedi mio fratello, dagli una pedata da parte mia. Prova per poterle contare. Strane luci al largo della costa. Non mi dice niente di buono. Controllerò quando sarò da quelle parti. Davvero, non vuoi proprio niente. Salute a te. È un traditore. L'hanno trovato con indosso a combattere. Pensatti come se ne andasse della tua vita. È stato lui. Onore e forza. Buongiorno, straniera. Thank you.
sono Cotallo. Se devi fare rifornimento, ti consiglio di passare da Morsalato, un villaggio a nord del bosco. Le ricette del loro cuoco donano una forza sovrumana. E poi, chissà, magari hanno anche bisogno del tuo aiuto. Ci andrò allora. Grazie. Seminano terrore anche nella vostra partita. Un drone farà parte di Cyclops. Ottenendo i suoi dati, potrai riconnetterlo con la cupola alla base. Ma come arrivo lassù? L'onore ti guidi. Cos'è? Porta in amicizia. Straniera. Va bene, è ora di partire alla ricerca di Approdo e di Alba. Nessuno. Strano. Beh, niente mi impedisce di prendere una barca.
nessuno che protegga questo attracco. Dove sono finiti, Gwen? Ad approdo, suppongo. Devo trovarlo. È a nord-est di qui. Un'intera città di torri fatiscenti. E Tebe è sepolta qui sotto da qualche parte. Confido nell'aiuto di Alva e dei Quen per trovarla. Se ha una cresta sulla testa, è una vedetta a occhio rosso. Ecco l'ingresso di approdo, più avanti. Lei, l'antenata vi... Questo è approdo, giusto? Cerco Alva. Il supervisore Bohai ha ordinato di condurti da lui nel caso fossi arrivata. Prego, seguimi. Va, digli che arriviamo. È lei! La divinatrice l'ha detto. Supervisore Bohai, una straniera ha varcato la porta. Sapevo che Alva non mentiva. Sei identica alla Sobek. Alva è qui. Devo parlare con lei. Valuterò la tua richiesta solo dopo aver stabilito la tua... natura. Un'antenata vivente oppure un... nemico... sotto mentite spoglie. Non sono una nemica. Sono stati i vostri soldati ad attaccare me senza preavviso. Questo lo dici tu, infedele. Ma non hai lasciato alcun superstite che possa smentirti. Mi sono soltanto difesa dopo che... Presento il nostro CEO. Ecco, finalmente, la nostra donna misteriosa.
Dunque, Bohai, il tuo responso? La sua natura? Un vero mistero, Sio. È identica alla Sobek, ma non conosce le nostre usanze. Fatico a credere che un'antenata vivente sia nata in questa terra funesta, così distante dal regno dei prescelti. E se fosse, a che scopo? La risposta la darà lei. Ma ti avverto, non tollereremo alcuna falsità. Ora parla. Perché sei qui? A che cosa miri? Sto cercando un luogo chiamato Tebe. E come mai lo stai cercando? Alva mi ha detto perché siete venuti qui. In fin dei conti, vogliamo la stessa cosa. Curare questo mondo. Proprio come sospettavo. Diglielo. So dov'è Tebe. Il luogo dove sono custoditi i segreti di Ted Faro. È vicino, ma ora la via è bloccata. Le macchine ci impediscono di raggiungerlo. La divinatrice Alva è sul posto con una squadra di scavatori e soldati. Lei sta bene? Una macchina sta tenendo inchiodati i nostri dietro le linee di difesa, ma resistono. Macchine, eh? Posso occuparmene. Alva ci ha detto delle tue formidabili abilità. Ma ho delle domande prima. Ti risponderemo per quanto ci è possibile. Che tipo di macchina ha bloccato le persone vicino Tebe? Un divoratuono. Ne abbiamo già affrontati, ma questo è... Più duro, più forte e con la corazza nera? Sì. Come lo sai? Non importa. Non sarà facile, ma lo abbatterò. Il destino è splendente su di noi, come prevedevo. Adesso c'è un'antenata vivente che cammina al nostro fianco e mi darà una mano ad acquisire tutti i segreti di Tebe. Riforniscici qui, se devi. Poi va verso Tebe, alla base della piramide tra le rovine. Noi ti raggiungeremo quando avrai aperto un passaggio sicuro. Bene, andiamo alla piramide a uccidere il divoratuono. Un drone farà parte di Cyclops. Ottenendo i suoi dati, potrai riconnetterlo con la cupola alla base. Ma come arrivo lassù? Capa straniera! La macchina è una macchina assassina! Eccoti qua. Bene, cominciamo.
Salve, cacciatrice! Vieni a parlare! Hai ucciso la macchina! Mi manda il CEO! Devo parlare con Alva! Certo, senz'altro! Aloy! Aprite le porte! Di qua! Alva, stai bene? Hai sconfitto quella macchina! Ma tu perché sei qui? Dentro Tebe c'è una cosa che mi serve. Sono stata ad Approdo e ho incontrato il CEO. Noi abbiamo una specie di patto. E quindi ci aiuterai a entrare? Pare di sì. La cosa è un po' strana. Quel tipo non mi convince. E non capisco che cosa voglia da Tebe. Pensavo che avessimo già trovato i dati che servivano. Ci vorranno anni per esaminare quei dati. Il CEO vuole risultati immediati. Aloy, devi stare attenta. Lui è... Eccole là! Il lascito afferma che Elizabeth Sobek aiutò gli antenati a rimuovere qualsiasi ostacolo. Come è accaduto oggi? Hai mantenuto la parola. Ne sono felice. Tebe ci attende là sotto. Andiamo. Uno scavo notevole. Era quasi tutto allagato. Abbiamo dovuto pompare fuori un sacco d'acqua. Eccola, la porta di Tebe. Una porta unica nel suo genere. Beh, su questo hai ragione. Può essere aperta da un solo uomo. Ted Faro. Ma secondo il lascito collaborava strettamente con la Sobek, si fidava di lei. Di sicuro lei poteva aprirla, e sono certo che lo stesso vale per te. Non si aprirà. Non da questo lato. Non hai detto che era un'antenata vivente con l'essenza eterna della Sobek? Se permettete... Faro, per quanto grande, non era in grado di costruire Tebe da solo. Abbiamo preso questa informazione da alcuni dati, gli stessi che ci hanno rivelato questo luogo. E sappiamo che qui sotto ci sono dei passaggi, forse usati durante la costruzione. Oppure per la servitù. Sono irraggiungibili. Ormai sono allagati e completamente sommersi, ma forse... Sì, posso arrivarci. Forse là sotto c'è un altro ingresso. Visto? La Sobek ha sempre un modo. Fa quello che devi fare per farci entrare. L'acqua è calda. Una sorgente termale. Guarda che roba! È immensa! Prosegue verso il basso fino in fondo. Lassù c'è una spaccatura. Un modo per entrare? Sì, posso entrare da qui. Bene, questo tunnel porta verso l'interno della struttura.
sarà un modo per fermare quella turbina da qualche parte. La turbina è ferma. Bene. Rieccomi qua, nascosta nella... Ted si era chiuso qui con altri. Tra cui una ragazza conoscente. Un alloggio. Anche bello grande. Spero che di qui si arrivi all'ingresso. Devo far entrare i Quen. Guarda che posto. Elegante per essere un bunker. Quello è un sistema di controllo accessi. Attivo uscita dell'accesso. Il destino ci attende. Ho sempre creduto in te. Che sta succedendo? Il Sio si prepara a entrare a Tebe. Oh, perché sei vestito come Ted Faro? Io sono Ted Faro, rinato. Noi abbiamo la stessa essenza. Attraverso gli anni, attraverso le generazioni. La sua anima è la mia. La sua volontà è la mia. Esiste una sola cosa che ci divide. Desidero il suo testamento, i suoi grandi segreti. E adesso che la porta è aperta, quei segreti sono alla mia portata. Quando li avrò, allora sarò completo, come lo era lui. Io disporrò di tutto il necessario per portare in salvo la nostra patria e, come fece Faro, il mondo. Senti, stai facendo un po' di confusione sul ruolo che ebbe Faro. Nessuno può sapere meglio di me chi fosse, chi è ora io. L'antenato più illustre, il rinnovatore, colui che riuscì a salvare il mondo. E tu? Tu capisci la Suvec. Tu sei lei, l'araldo di Faro, l'assistente. Vieni. Adesso noi scenderemo a Tebe insieme, come dovrebbe essere. Portate la veste, prego. Veste? Come lui è Faro, tu sei la Suvec. Non dovresti abbigliarti in modo consono a questa grande occasione? No. No, non metterò quella roba. Mai. Invece lo farai. Indosserai la veste adatta a questo momento solenne. Altrimenti? Si dice che la Sobek mettesse la vita al primo posto. Non è vero, forse? Bene. Metterò quella veste. Eccellente! Procediamo dunque. Ammirate, che luogo sontuoso!
Il dominio di Faro. Stupefacente. Eccellente. Faro lasciò i suoi segreti qui dentro. Io li troverò. Amministratore, che sia il caso di lasciare delle guardie presso le uscite. Sicuro. Sarà fatto.